Facciamo quest'altro video per specificare ulteriormente i motivi per votare no, se vogliamo evitare che la massoneria porti avanti i suoi piani dagli anni 70, dalla Trilateral nel 73, dalla P2 nel 75. Il punto principale della P2 era il taglio dei parlamentari. Una cosa da sottolineare molto bene è che se dovesse passare il sì a questo referendum, saranno talmente pochi parlamentari che verrà molto facilmente modificata la Costituzione da questi pochi parlamentari, perché voi dovete sapere che per la Costituzione basta il 66% dei parlamentari per modificare la Costituzione, senza che ci sia poi il referendum successivo obbligatorio come adesso. Sarà facilissimo con un numero così ridotto di parlamentari avere i 2/3, cioè il 66% di parlamentari, e che modificheranno come gli pare e piace la Costituzione italiana, che al momento, dopo quella svizzera, è la seconda migliore al mondo. Quella svizzera, perché ovviamente avendo un referendum svizzero che noi non abbiamo, il referendum legislativo, cioè i svizzeri quando fanno un referendum è legge subito dopo, cioè lo fanno i cittadini il referendum, è il quesito è formulato dai cittadini. Un'altra cosa da sottolineare è che in questa dittatura sanitaria si sta tutto ripetendo dopo 100 anni, no? 100 anni fa arrivò la spagnola tra il 18, il 19 e il 20, poi ci fu il taglio dei parlamentari che fu una delle prime leggi fatte da Mussolini e poi ci fu la dittatura politica. Adesso avremo questo Covid, questa epidemia, questa pandemia, questa influenza che in realtà il 99% della gente guarisce. E subito dopo rischiamo il taglio dei parlamentari e comunque la direzione, anche grazie a tutti questi decreti di PCM illegali, perché l'esecutivo non può autodelegarsi se stesso a emanare norme, è il legislativo che può emanare norme. Tutti questi decretini fatti da Conte sono in direzione di una dittatura mediatica orwelliana cinese. Perché orwelliana? Orwelliana che è tutto quello che ti dicono il contrario, no? Come diceva Orwell, la guerra è pace, gli americani che invadono l'Iraq esportano la democrazia bombardando i bambini. Questa è la verità. Questi decretini, Conte ha pensato bene, no? Il grillino Conte, di chiamarli piano di rinascita, esattamente come il piano di rinascita democratica della massoneria stragista di Licio Gelli, collegata al Bilderberg, collegata alla Trilateral. E non è un caso che il maggiore quotidiano che spinge per il taglio dei parlamentari è il Fatto Bilderberg quotidiano. Fatto quotidiano che va allegramente al Bilderberg, mano nella mano con Kissinger, lo stragista Kissinger, mandante dell'omicidio Moro, mandante dell'omicidio Allende, mandante della strage dei cileni, mandante di un sacco di omicidi in tutto il mondo. E il Fatto Bilderberg quotidiano si mette assieme a questi qua che hanno ucciso il giudice Emilio Alessandrini, il quale aveva trovato i collegamenti fra il gruppo Bilderberg e le stragi di Stato. Tutti gli atti del giudice Alessandrini sono stati visti dal giudice Imposimato, che ha confermato tutti i collegamenti fra il Bilderberg e le stragi di Stato. Ora, per lo 0,007% del budget italiano, vi dicono che ci sarà un risparmio, ci sarà un risparmio, non ci sarà nessun risparmio, il risparmio è di 1 euro a testa per italiano all'anno. Ditemi voi se voi per un piatto di lenticchie dovete andare a vendere la vostra rappresentatività, la vostra rappresentanza, interi partiti saranno cancellati, i partiti di minoranza non entreranno più in Parlamento, tant'è vero che basterà 2 partiti per fare le modifiche alla Costituzione con il 66% dei parlamentari. Le minoranze non esisteranno più se dovessero venire fuori adesso dei movimenti veri e non finti come il Movimento 5 Stelle, che ha tradito tutto e tutti ed è stato l'unico che ha attuato i piani della P2. Non ce l'ha fatta Renzi, non ce l'ha fatta Berlusconi, non ce l'ha fatta la Democrazia Cristiana, non ce l'hanno fatta i socialisti, ce l'hanno fatta i grillini, attuare il punto principale del piano di rinascita democratica di Licio Gelli, democratica. Quindi per un piatto di lenticchie si rischia di vendere interi territori italiani, verranno spazzati via dalla cartina geografica, le regioni più piccole perderanno la rappresentanza, la Lombardia perderà una marea di parlamentari, i rappresentanti all'estero non ci saranno più, ci saranno solo 2 partitini, come prevedeva la P2, 2 partitini che si alternano, manovrati dalla P2, no? Pensate che non ci sia più la P2, pensate che la massoneria sia scomparsa con la legge Anselmi? Arrivata la legge Anselmi, basta, non c'è più la massoneria in Italia, è tutto democratico, siamo diventati la Svizzera, abbiamo il referendum svizzero, abbiamo la democrazia diretta svizzera, non ce li abbiamo. Quelli ce li hanno da 200 anni, questi strumenti, noi non ce li abbiamo. La California ce l'ha da 100 anni e noi non ce li abbiamo.
Quindi se volete dare una speranza, un futuro alle generazioni che vengono, ma anche alle generazioni che esistono, perché comunque chi esiste adesso vuole stare bene, non è che vuole solo il bene delle generazioni prossime. Se volete il bene vostro anche, dovete votare no, no, no.